Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video molto importante al quale tengo davvero tantissimo. Infatti qualche giorno fa, come ben sapete, è uscito un live update che è andato a risolvere dei problemi di FC25 e che questo ha stravolto un po' quelli che sono gli equilibri del gioco. Un live update che è stato molto divisivo sull'internet, ho visto tanti schierarsi a favore, tanti schierarsi contro. Io non mi ero ancora pronunciato perché ho voluto far passare questo weekend nel quale ci sono state le qualifiche al Pro Open, torneo competitivo, e quindi volevo vedere effettivamente quale fosse anche il meta a livello alto, oltre che vivere sulla mia pelle l'esperienza di una banale Weekend League prima di effettivamente dare il mio parere. E oggi mi sento pronto, è giunto quel momento lì. Vi prego di prendere ovviamente le mie parole quando in maniera oggettiva come tali, e quando invece vado a esprimere un mio parere soggettivo ad argomentarmi magari quello che è il vostro parere qui sotto nei commenti senza darmi addosso, ma so che non lo farete perché abbiamo costruito una bella community. Detto questo, mettetevi comodi che iniziamo subito. Mentre parlo, qui sotto vedete scorrere una delle tante partite di qualifica che si sono disputate questo fine settimana. Sto parlando di quella di Dani Pitbull contro Felix, penultimo turno decisivo per la qualifica, e questo non è a caso, ma comunque andremo nel dettaglio a brevissimo. Difatti, come vi dicevo in precedenza, questo live update è andato ad impattare in maniera molto forte su quello che era il risultato degli speed boost di FC25. Avevo portato anche un tutorial, erano una meccanica indubbiamente molto forte e poco bilanciata, tant'è vero che credo la stragrande maggioranza di noi ormai diventasse schiava quasi di questo speed boost, a tal punto da costruire la propria azione di attacco solamente in questo modo. Ebbene, io parto col presupposto che gli speed boost ovviamente andavano depotenziati, come giusto che sia, perché, vi ripeto, erano un qualcosa di veramente tanto forte. Però la cosa che a me dà rabbia della maggior parte degli aggiornamenti che arrivano da parte di EA Sports è la mancanza di equilibrio. Perché una meccanica o è incredibilmente forte o non serve a niente, perché adesso siamo passati dagli speed boost letali agli speed boost praticamente inutilizzabili, perché se prima erano un qualcosa di molto costante, adesso te ne prende magari 2 su 6, che, capite bene, non è proprio il massimo, no, se vogliamo avere una meccanica che risulti utilizzabile. Quello che però secondo me è più grave di quello che è stato il nerf degli speed boost è che in un gioco dove attualmente manca un reale bilanciamento su quella che è la velocità, perché capita spessissimo che magari anche giocatori come Mbappé, Vinicius non vadano via in velocità su un campo aperto, quindi magari vi arriva il difensore con 70 di velocità che vi recupera e vi fa rosicare, togliere quella che ad oggi era l'unica arma per andare a rompere le difese, ma soprattutto le difese a 5, per me è un enorme autogol, perché sono stati nerfati questi speed boost quasi come se fossero il male assoluto di questo gioco, e per me non lo erano affatto. Chiaro, ripeto, sempre partendo dal presupposto che andavano incredibilmente depotenziati, non mi puoi far uscire un live update così urgente che mi va a toccare solo questa meccanica. Se tu mi vai a nerfare gli speed boost, mi devi andare a toccare altro, mi devi andare a ridurre quella che è la CPU all'interno dell'area di rigore, che quest'anno è super pressante e ad oggi non solo rende forte le difese a 5, ma visto questo nerf avvenuto sullo speed boost va a potenziare anche le difese a 4. Mi devi andare assolutamente a buffare quella che è la velocità dei giocatori, potenziare e renderla più stabile. I giocatori non vanno via in velocità, e tu hai un giocatore con 70 o con 80 o con 90, cambia pochissimo. Non, veramente non lo apprezzi neanche quando hanno lo speed boost con il razzetto del Playstyle Plus o il rapido come era in precedenza. Mi devi andare assolutamente a migliorare quella che è la velocità e la rapidità dei giocatori con la levetta, per fare in modo che io almeno ho delle alternative. Mi devi andare a migliorare quella che può essere la velocità di uscita dalla skill del doppio passo, che almeno me lo ritorni ad essere utilizzabile, non come l'anno scorso che magari anche lì era l'unica mossa che si faceva nel saltare l'uomo, ma almeno per rendere il gameplay un po' più dinamico. Mi devi andare assolutamente a migliorare i passaggi, perché poi anche lì il live update diceva che andava a toccare gli L1 triangolo di prima. Apriti cielo, durante le qualifiche si sono visti solo gol con l'L1 triangolo, e non l'L1 triangolo magari di una Guiarro, che voglio dire al playstyle, ma l'L1 triangolo della qualunque, con le giocate che venivano fatte tutte quante con vie centrali, col terzo che partiva e la palla veniva alzata di prima con l'L1 triangolo per mandare in porta la gente. Quindi ad oggi io credo che il risultato che si sia venuto a creare è un gioco incredibilmente sbilanciato a favore della difesa, dove mancano quelle che sono delle vere e proprie risorse offensive per poter fare qualcosa. E che non mi si venga a dire che io adesso
ovviamente io persona X gioco meglio, io adesso gioco peggio, perché non è una questione di sentiment personale, perché è chiaro che nel momento in cui voi magari in questo momento vi trovate meglio, mi dite sì ma a me l'aggiornamento piace, o vi trovate peggio e dice no a me l'aggiornamento non piace. Cerchiamo di analizzare la situazione nel suo complesso. Io questa settimana, ragazzi, quando ho fatto la Weekend League, mi sono ritrovato in alcune situazioni a veramente non avere idea di che cosa fare. Ero lì che giravo la palla perché cercavo di girare la palla, ma mi andavo continuamente a infrangere su questi muri invalicabili di CPU che erano completamente arroccati all'interno dell'area di rigore e non si riuscivano a superare in nessun modo, perché provavo a fare una skill e gli rimbalzavo contro. Provavo ad andare via in velocità e venivo recuperato. Provavo a fare magari un doppio passo, ed è vero che sono leggermente migliorati, ma non hanno quel boost che ti permette di saltare l'uomo, hanno solamente un pizzico di velocità in più che magari ti aiuta quando sei già in campo aperto. Ma ripeto, questa cosa del campo aperto è un problema gigante, i giocatori non vanno via, anche se voi andate a costruire bene la manovra, i giocatori non vanno via. Ma poi vogliamo parlare delle trivele, amici sportivi, le trivele sono uno schifo. I giocatori cercano di costruire la trivela anche con Theo Hernandez, con i terzini, con la qualunque. Io voglio accettare la trivela da chi abbia il Playstyle Plus, così come accetto il tiro a giro con chi ha il Playstyle Plus, che magari è anche bravo a prendere un timed, sono d'accordissimo. Ma non accetto che vengo punito da trivele di Pedro Pereira o dalle trivele di Varane, perché questa settimana ho visto anche il mio amico Dugnolf fare un gol di trivela con Varane, ma di che parliamo? E non vi nego che anche io, allora, una certa, ho beccato Weekend League, una difesa a 5, non riuscivo a fare niente, stavo a perdere 2-0, palla alla buteglia, strivela da 30, 40, 45 metri, vinta 3-2, ma mi sono vergognato di dover ricorrere a una roba del genere, che anche lì, la trivela, peraltro, è una meccanica difendibile, ok? Ma è troppo rotta, cioè, non ho capito io l'urgenza di un live update serale fatto alle 10 di sera per andare a nerfare gli speed boost e portare il gioco in questa situazione. Perché è troppo, troppo piatto. Poi io sono strafavorevole, ragazzi, parlate con uno che su FIFA 18, che era il gioco con meno skill, meno porcherie, dove si faceva girare più la palla di tutti, ero tra i primi 33 al mondo, quindi sarei felicissimo se si tornasse a dei giochi del genere. Sarei felicissimo se si tornasse a dei giochi come FIFA 20, dove anche lì facevi girare la palla e c'erano poche bullshit. Che poi in qualche modo a FIFA 20 ci siamo tornati, perché mi sembra molto FIFA 20 sto gioco, solo senza la levetta e con un ancora più CPU smodata all'interno dell'area di rigore. Vi ricordate FIFA 20 attacco lato palla, il che rende tutto molto impossibile. Quindi la mia è una lamentela basata su quelli che sono dati tangibili, su quello che è il gameplay design al momento. Non sono lamentele, perché io, se io perdo una partita, non me ne frega niente, raga. Io vorrei che questo gioco migliorasse per tutti, in maniera tale che quando lo accendete non prendete il primo sentimento che vi viene, la frustrazione, ma magari vi divertite nel fare una partita, che pure se la perdete magari siete contenti di averla persa, perché avete perso con uno bravo, non perché avete giocato con un arroccato con la difesa a 5 che poi magari va fatto un lancio di prima con L1 triangolo. Quindi di che cosa stiamo parlando? È vero che prima gli speed boost erano abbastanza brutti da vedere, ma anche quelli erano difendibili, bastava arretrare col difensore, magari sì qualche volta capitava un rimpallo, ma come facevi tu faceva pure l'avversario, nel senso, poteva capitare da una parte e dall'altra. E voi mi direte sì, anche le trivelle L1 triangolo, perfetto, benissimo, ma le trivelle L1 triangolo però si vanno a inserire in un contesto di gioco che è veramente in questo momento, secondo me, in uno stato pietoso, perché penso che tutti quanti attualmente, quando stiamo accendendo per fare una partita, cioè tempo 2 minuti e ci sale una noia. Raga, io per la prima volta ho provato noia. L'anno scorso ho giocato, penso, quasi 3000 partite a sto gioco sul 24, perché a me il gameplay piaceva veramente tanto. E poi streamandolo, cioè, voglio dire, no, ci mancherebbe altro. Se mi fanno un gioco bello sono contento. Quest'anno non lo so che cosa c'è. Per fare le vittorie in Rivals, raga, mi stava a prendere una malattia, perché becchi tutti con le difese a 5, non puoi fare niente, è la fiera del caso. Magari ti distrai un attimo che non difendi col portiere una trivela e te sei giocato 90 minuti di partita. Quindi è questa io la critica che muovo, perché in questo momento non c'era bisogno di un update del genere. Questo gioco ha solo un incredibile bisogno di una patch, ma che sia una patch con i controcazzi e che vada a risolvere tutti i problemi, non solo uno, perché soprattutto andando a patchare questo hai creato squilibrio. Io voglio capire se magari mi usciva l'update che me nerfava le trivele, ti dico ok. Ma non mi puoi far uscire un update del genere, che era l'unica cosa che dava un po' di velocità a sto gioco, visto che non te corre nessuno. È un gameplay lento, macchinoso, impastato, che veramente
mi ha fatto accapponare la pelle, perché comunque vuoi non vuoi, il gameplay all'inizio non era malissimo. Chiaro, ripeto, c'erano quelle cosette da sistemare, ma almeno era dinamico. Mo, porco Diaz, sembra di giocare una partita a scacchi, una roba che veramente io... Non lo so, sono avvilito ragazzi, abbiamo parlato con chi di dovere, ci hanno detto che ci stanno lavorando, che in teoria dovrebbe arrivare un qualcosa che tocca la CPU, in teoria dovrebbe arrivare un qualcosa che tocca le trivele, insomma tutte cose che si spera accadranno, però io al momento onestamente sono veramente contrariato e deluso per quanto fatto da EA. E quindi nulla ragazzi, per questo video è tutto, veramente ci tengo tantissimo nei commenti a sapere il vostro pensiero. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!